Anche New Super Mario Bros. U sceglie la via della continuità per questo capitolo in uscita per la nuova console Nintendo. La demo presente sullo show floor è abbastanza limitata, con solo tre livelli, che però permettono di dare un'occhiata alle modalità esclusive destinate a contraddistinguere questa nuova uscita. Il gamepad in questo caso è sfruttato attivamente per diversi scopi. Uno di questi è la possibilità di giocare sullo schermo appunto del gamepad, ovviamente in modalità single player, mentre sullo schermo della TV, lo schermo della TV è spento oppure è impegnato in qualcos'altro, come può essere ad esempio nel caso in cui i genitori vogliono vedere un programma TV mentre il figlio gioca. Questa è una delle possibilità. Una seconda possibilità invece riguarda la modalità multiplayer, il boost mode, in cui mentre un giocatore è impegnato con il Wiimote, il secondo utente col gamepad dà un supporto attivo al primo giocatore toccando lo schermo e andando a creare dei blocchi su cui appunto il primo può utilizzare, oppure andando a interagire anche con i nemici per dare quindi un aiuto al proprio compagno. In più c'è la possibilità di usare il gamepad assieme ad altri 4 Wiimote, e quindi offrendo la possibilità di giocare a fino a 5 giocatori in contemporanea. Queste sono le principali novità per un titolo che comunque segue, lo ripetiamo, il filone della continuità. Anche a livello estetico è molto molto simile al precedente. La differenza sta ovviamente nell'alta risoluzione, che permette di offrire un'immagine più limpida e più definita, senza però snaturare assolutamente la qualità grafica, la qualità artistica del prodotto. Sicuramente non è il gioco capace di mostrare i muscoli di Wii U, ma altrettanto sicuramente si tratta di un prodotto destinato ad avere un grande successo e che farà comodo all'interno della lineup della nuova console Nintendo.